la conduttrice torinese ha affrontato un'operazione chirurgica e ricoverata nell'istituto ospedaliero. Sui social oggi si mostra sorridente. Cos'è successo a Luciana Littizzetto? La comica torinese si trova attualmente ricoverata in ospedale, da dove ha appena condiviso un post su Instagram. Scendendo nel dettaglio, ha pubblicato una foto che la ritrae sdraiata sul letto d'ospedale, subito dopo aver effettuato un intervento chirurgico. L'operazione è stata necessaria per rimuovere fili e ferri della rotula. Si tratta di una conseguenza, secondo quanto riporta Torino Today, della caduta in strada che ha avuto nel dicembre del 2019. A causa di questo incidente, si fratturò rotula e polso, prima di fare ritorno in televisione. Luciana aveva dovuto rispettare il periodo di riposo e riabilitazione dopo quanto accaduto. Di recente, in un'intervista su TV Sorrisi e Canzoni, aveva già rivelato che si sarebbe sottoposta presto a un altro intervento chirurgico. Lei stessa aveva raccontato che avrebbe dovuto affrontare questa operazione dopo essersi sbriciolata la rotula come un wafer. E sono ancora qua. E già. Ora tutti i fili e i ferri della rotula sono tonti. E comincia l'ambaradan del recupero. Uff. Questo è il messaggio che la Littizzetto ha scritto sotto la foto che la ritrae in ospedale, iniziando con il ritornello del famoso brano di Vasco Rossi. Ci ha tenuto anche a ringraziare il medico specialista ortopedico dell'ospedale Humanitas Gradenigo di Torino. Non manca neanche il sorriso sul volto della comica torinese. Dunque, sembra che ora stia bene e che l'intervento sia andato bene. Ovviamente, non sono tardati ad arrivare i messaggi da parte di colleghi e altri volti del mondo dello spettacolo. In particolare, si notano Mara Venier, Emma Marrone e Antonella Clerici tra le persone che stanno augurando una pronta guarigione a Luciana. È arrivato anche il messaggio da parte del profilo ufficiale di Instagram di Che Tempo Che Fa. Sul canale social, Luciana Littizzetto è molto seguita e anche abbastanza attiva. La conduttrice torinese riesce sempre a strappare un sorriso ai suoi fan, postando foto e video divertenti. Ed ecco che ora non può non condividere il momento che sta affrontando, mostrandosi sempre serena e sorridente. Inizialmente i fan si sono preoccupati vedendola sdraiata sul letto d'ospedale. Fortunatamente non si tratta nulla di grave. Sarà la stessa Luciana a condividere ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni, molto probabilmente.